Ciao, buona serata. Sono arrivata tardi, ma sono arrivata. Ho finito adesso di sistemare, rispondere alle mail. Probabilmente ne ho ancora qualche messaggio a cui devo rispondere, lo farò subito dopo questo video. Vi faccio vedere questa, che è la tag che avevo postato qualche giorno fa e che vi avevo chiesto di, e per cui vi avevo chiesto di indovinare che tipo di materiale avessi usato, che tipo di prodotti avessi usato. Adesso vi faccio vedere. Questa è una tag Manila di Tmall's. Semplicemente lei. E questi sono i colori di Tommy, che ho provato a usare un po' come se fossero di stress. Facciamo una prova, vi faccio vedere come l'ho fatta. Poi che sia giusto, che sia sbagliato, che sia corretto, che non sia corretto, non lo so. Mi è piaciuto e l'ho fatto e lo rifarei. Gesso spessore di Tommy. Prendiamo e diamo una prima mano. Io l'ho steso in maniera irregolare, in realtà si potrebbe stendere anche in maniera un pochino più irregolare. Ho dimenticato lo Scottex, mamma, e i fogli da mettere sotto, chiaramente. Se me li porti. Ok. Io sto lavorando sul craft sheet. Tanto poi questo viene pulito. Allora, questo il pennello lo avvolgo nella salvietta così poi lo lavo con calma. E asciugo. Potremmo lasciare asciugare all'aria, in realtà a me serve velocizzare un pochino i tempi perché sennò vi tengo qua fino a mezzanotte e non mi sembra il caso. Ah, T-Molz dice che bisogna sollevare la tag perché così l'aria passa attraverso. Facciamo come dice T-Molz, ne saprà più di me, ritengo. Allora. In realtà ne ho dato uno strato talmente sottile che è sufficiente, sono sufficienti pochi minuti. Sto usando l'heat tool e non l'embosser perché così non corro il rischio che mi faccia le bolle. E comunque vi dico che scalda. Ok, allora fatemi dare una pulita qui. Arrivo subito. Passiamo anche così, è asciutto. Allora, questa è la nostra tag, che non è ancora perfettamente asciutta, guardate, qua rimarrà la mia impronta digitale. Allora, diamo una mano di colore. Io su questa ho usato un verde di base. Proviamo a rifarla uguale, cioè uguale non verrà mai, però per dire. Allora, usiamo il verde lime, sempre di Tommy, una generosa spennellata su tutta la superficie della card, che poi tornerà piatta, ve lo giuro. Mi piace che mi sono fatta portare la carta da mettere sotto, ma non lo sto usando, ma va bene. Una cosa molto irregolare, cioè molto irregolare, molto blanda, non mi serve che copra bene tutto, non è quello che cerco come effetto. Asciughiamo. Intanto prendo la salvietta. E aspettiamo che sia asciutto. Come vedete, ho lasciato le striature del pennello. Volevo che fosse proprio così. Adesso chiudiamo. Allora. Adesso arriva la parte divertente. Allora, decidiamo che su questo qui io voglio mettere un pochino di lavanda. Ne prendo, se riesco ad aprirlo, scusate. Non riesco ad aprirlo. Ok. Un pochino di lavanda e lo spatascio qua. Poi ci voglio mettere un po' di fango
e lo spatascio qua. Anche un pochino di azzurro, perché no? Mi manca un pennello, però adesso io uno lo pulisco. Una salvietta e prendo lo stesso un pochino di azzurro che non si apre, ma aspettate, aspettate che mi sta facendo penare, prevedo disastri. Vabbè, lo faccio aprire da mia madre. Allora, intanto che aspettiamo l'azzurro, acqua, semplicemente acqua. Spruzzata abbondantemente. Neanche mia madre riesce ad aprire quell'azzurro. Benissimo. Prendi un altro da quelli che ci sono lì in basso. Allora, così. Tanto più spruzzate acqua, tanto più l'acrilico sarà diluito. Quindi l'effetto che andremo a ottenere sarà diverso a seconda di quanta acqua andremo a raccogliere, andremo messo, perché sarà più o meno densa. Guardate qui, per esempio, il fango che ho messo qui era molto poco diluito, infatti è rimasta una macchia piuttosto uniforme. L'azzurro che ho diluito tanto è venuto molto molto a chiazze, come se fossero delle macchie. Io ne vado a raccogliere un pochino, così, e l'asciugo. Intanto stiamo lavorando sull'azzurro. Guardate che bell'effetto macchia che viene fuori. Ok, abbiamo recuperato anche l'azzurro, adesso lo spatascio sul tavolo. Asciughiamo qui, intanto prendo un pochino di azzurro e lo metto lì. Finiamo solo di asciugare prima. Ecco, poi spruzziamo l'acqua sull'azzurro e andiamo. Adesso voglio raccogliere un pochino di viola, mi piacciono quelle macchioline lì. Posso anche mescolarli. Ecco, asciughiamo. Non asciugo ancora il colore perché magari decido di raccogliere ancora qualche goccia, qualche macchia. Asciughiamo bene, perché poi qui sopra ci timbriamo. La scritta che vedete sull'altra tag è semplicemente timbrata col nostro solito VersaFine. Opla. Abbiamo preso delle macchie in più, non per mio volere, ma guardate che belle. Diciamo che mi piace anche questa macchia qua. Ok. Succede se mischiamo un po' di fango all'azzurro? Vediamo un po'. È un bel colore, asciughiamo tutto.
carrozziere? No. Il carrozziere mi mancava ancora. Sì, bravo, eh. Meno male che voi non pensate che io faccia il carrozziere. Ok, ci siamo quasi. Adesso è ora di asciugare tutto, anche se per esempio quella macchiolina lì mi interessa, è bella. Asciughiamo. Potrei andare avanti da qui fino a stanotte, adesso la smetto, giuro, eh. Solo che mi piacevano molto queste macchioline qua così. Ok, adesso giuro ho finito, basta. Asciugo, guardate, a riprova di quanto detto, porto via tutto con la salvietta, così da non essere più tentata. Con una mano tirare fuori le salviette dalla... non è facile. Ok. Va bene. Questa intanto è quasi asciutta. Ovviamente gli acrilici a base gessosa come sono quelli di Tommy ci mettono un pochino di più ad asciugare. Con i distress avremmo fatto molto più velocemente, ma gli effetti sarebbero stati diversi. Guardate che belle le macchie azzurre. Questo direi che è praticamente pronto. Asciughiamo. Ok. Allora, adesso timbriamo la scritta. Chiaramente non mi sono ricordata di portare quel timbro lì, ma ne usiamo un altro, quello che ho portato dovrebbe andare bene lo stesso, sì. Questo è della Knit and Tangled, è uno di quelli appena tornati. Allora, lo mettiamo più verso il basso, così. Allora, pensavo che sarebbe stato molto complicato timbrare, invece no. È semplicissimo e tra l'altro se sbagliate a timbrare con la salviettina viene via e viene via senza grossi problemi, quindi potete rifare, cosa che invece sulla carta non riuscite a fare assolutamente. Vedete, lì non è venuto, io ci ritimbro. Ok. Vi faccio vedere su un angolino. Viene via completamente e voi potete ricominciare. È un po' come lavorare sul plexiglass. Adesso lo ritimbro perché chiaramente voglio che il ghirigoro ci sia. Ok, allora. Sto usando un timbro della Knit and Tangled che è appena tornato, l'ho ripubblicato ieri. Ok, allora lasciamolo, no, questo timbro qua adesso lo puliamo perché poi voglio usarlo per fare un'altra cosa, veloce, giuro, prometto, lo asciughiamo bene. Allora, l'unica differenza è che, vabbè, a parte il fatto che si può togliere, vedete, rimane umido, rimane bagnato per un po', quindi lo asciughiamo semplicemente. Ciao Tommy, è colpa tua. Non ci dormo la notte per provarli. Allora, fatto questo, io ho rifinito i bordi della card sempre con i distress e poi ho usato uno stencil che mi sono fatto in realtà da una fustellata per creare questa immagine della farfalla. Adesso non l'ho neanche portato perché volevo giusto farvi vedere come procedere con questi colori e quali potenzialità hanno. Vedete che è lucido, non è ancora asciutto. Perché volevo del pesto. Sì. E vedo che lei è qua. Bello sensaglio, sì. Allora.
dovremmo già essere in grado di lavorarci. Lasciatemi per sicurezza, perché poi sono le ultime parole famose, no? Ci passo sopra con la spugnetta e porto via tutto. Allora, proviamo. Al limite sappiamo che si può rifare, quindi. Allora, io ho portato un paio di distress. Prendiamo l'attrezzino. Direi un briciolino di viola. Ma proprio poco, poco, poco. Guardate, io lo metto, non mi piace perché è troppo e io lo posso togliere. Cioè, non porto via il colore, porto solo via il distress. Allora, andiamo più, un po' più leggeri. Un pochino di viola qui, un pochino di viola anche qui. Ok. Un briciolino di azzurro. L'azzurro va sempre bene. Aspettate che cerco solo la spugnetta. Finiamo con un briciolino di marrone, usiamo il vintage photo, ma proprio solo per dare risalto alla parte centrale, non per scurirla più di tanto. Infatti mi tengo molto sul bordo. Qui non era ancora perfettamente asciutto, avete visto? Me ne sono portata via un pezzettino, ma non importa. Ok. Vi faccio vedere la tag originale che è qui da qualche parte. Allora, qualcuno mi ha chiesto che patina ho messo sopra. Nessuna patina, i colori di Tommy hanno questa finitura qua, quindi rimane come se fosse effettivamente incerato. Su questo qui c'è questo bellissimo banner di foil perché volevo in realtà fare una prova perché i colori di Tommy, allora il gesso di Tommy attrae il foil in una maniera folle. Nei colori di Tommy ci sono delle particelle di foil, volevo vedere quanto ne attirasse troppo. La risposta è troppo. Guardate qua, dove ci sono le venature, quindi questo qui è il verde che io ho dato all'inizio. Si era foilizzato tutto, meno male che ne ho fatto solo un pezzettino. Comunque, questa è la tag. Gesso. Una mano di colore verde e poi ho spennellato gli acrilici di Tommy sul craft sheet, ho spruzzato tanta acqua, più acqua mettete più l'effetto sarà assimilabile a questo. Ho asciugato pezzo pezzo di modo da fissare i colori, poi ci ho timbrato sopra col VersaFine, ho asciugato perché era un'asciugatura più lenta su questo tipo di acrilico e poi ho fatto qualche sfumatura con i distress, in questo caso gli oxide. E questo è quanto. Volevo poi solo rubarvi ancora un minuto, perché per chi ha seguito la diretta di ieri in cui straparlavo dei nuovi acquisti, stanca come pochi e dicevo una serie di cretinate, ho parlato di questa polverina qui. Cioè sia quella che brilla al buio, la Glow in the Dark, che al momento è già finita, la sto riordinando, non sono riuscita a tenermela neanche per me da provare. E ho detto, mi hanno mandato questa che si chiama Extreme Peacock, che io ho ordinato per essere un teal, un petrolio scuro. Ma mi hanno mandato questa, ho detto sicuramente hanno sbagliato, quindi oggi faccio per scrivere al fornitore e dire no, guarda che mi hai mandato la polverina sbagliata. Vado a cercare il codice dell'articolo e in effetti c'era scritto che nel barattolo sarebbe stata bianca. Quindi adesso la proviamo, vediamo cosa ne viene fuori. Dovrebbe in realtà una volta imbossata diventare color teal. Se non lo diventa finisco di scrivere la mail al fornitore, se no la cancello dalle bozze. E mi vergogno anche un attimo perché non mi ricordavo più di averlo letto. Ok, allora, Versamark, potere del Versamark a me, eccolo qua. Ok.
Qui vedete c'è ancora traccia del mio VersaFine perché non l'ho asciugato bene, ma non importa, tanto la polverina dovrebbe diventare colorata. Rovesciamo sopra. Che è già bellissima così perché è tutta sbirluccicosa. Asciughiamo e vediamo cosa viene fuori. Perché quando l'ho comprata il colore era proprio un teal scuro. Se restasse brillantinoso così non sarebbe neanche malvagio. È veramente bellissimo. No, con questo colore non riesco neanche bene a capire. Non sta diventando teal comunque, me lo confermate anche voi? Adesso è vero che questa però qui sta cominciando a scurirsi. Fatemi capire. O è solo il mio VersaFine sotto? Scusate, appoggio perché aspettate un secondo. Qui vedo il disastro. Ok, così. Allora, io credo che si stia embossando. In realtà però non diventa neanche teal, ma rimane questo brillantinato bellissimo. Al che mi domando perché nella foto sia color teal, ma non importa. Ah, forse ho capito. I glitter che ci sono in questa polverina sono iridescenti. Probabilmente il Peacock, Extreme Peacock, fa riferimento solamente a questa caratteristica qua, guardate. Che comunque ci piace tantissimo per gli sfondi. Adesso provo se è asciutta. Sì, è assolutamente asciutta. Rimane ruvida? No, vabbè, è stupenda. Qui se timbrate col colore e poi embossate con questa, l'effetto è stupendo. Facciamo una prova. Tanto qui di stress, facciamo una prova. Allora. Quante cose che si imparano. Proviamo col viola. Poi giuro che vi lascio andare anche perché io devo rispondere ancora a qualche messaggio, fare tutte le lettere di vettura per i pacchi in partenza domani. Insomma, la serata è ancora lunga, però. Se poi magari centriamo la tag, potrebbe essere un'idea. Buonasera. Buonasera. Mi dà qualche bibita fresca. Allora, rifacciamo. Ok, ci rovesciamo subito la polverina. Questo che intendevano, mi sa. Vado alla cassa. Sì, Valeria, avevi ragione. Era quella lì, ma io mi sono fatta ingannare dal colore che c'era nella foto. Vi giuro, era teal. Io ho un debole per questo colore, quindi quando l'ho vista l'ho ordinata al volo. Adesso so che serve per fare questo. E l'effetto è stupendo. Allora, ci accorgiamo che è pronto perché si scurisce leggermente rispetto all'inchiostro. Mi sto ustionando le dita, non va bene. Ok. Allora. Cioè, ci piace tantissimo. Non solo ci piace tantissimo. Rimane ruvido, stupendo. Mi piace perché oggi non l'ho venduta a una cliente perché le dicevo no, questa qui è teal, non è trasparente, rimane teal. Eh no, no no. Ok, allora, ricapitolando. Oggi vi ho fatto vedere queste due cosine qui. Questa con i colori di Tommy, questa qui con questa polverina.
vi faccio anche dare uno sguardo. Opla, questa qui è la tag che faremo durante il make and take di sabato. Gesso di Tommy foilizzato, quindi useremo la mink, useremo i distress, sia gli oxide che quelli normali, timbri, stencil e la mink. Bene, direi che per stasera è tutto. Rimetto a posto il disastro che c'è qui e vi auguro buon appetito. Ciao!